apprezzato molto questo momento, questa giornata, questo incontro che mi avete dato. Di stimoli interessanti. Quello che vorrei offrire come mio pensiero, come mia riflessione, vivendo nel quotidiano, nella vita, io sono una donna, ho una famiglia che corre da un posto a un altro, eccetera, per riuscire a quadrare tutto e vive per natura, per formazione, per cultura, con l'ansia, no, di far bene, cioè di non danneggiare questo mondo. Quindi vado alla COP a prendermi la ricotta e mi danno un contenitore di plastica con due etti di ricotta e mi si stringe il cuore, perché dico no, a volte ci provo anche a dire di no, a trovare, ma me lo incarta e così via. Allora, ci sono tutta una serie di aspetti che una soluzione, ma non è solo quella, perché poi è nel vivere quotidiano, che anche a chi ha la buona volontà si trova arreso. Allora mi immagino, io che ho la buona volontà mi trovo arreso, come faccio a aspettarmi che un giovane dell'happy hour, dove, no, cioè immerso nella cultura di oggi, possa, un giovane, un vecchio, possa trovare lo stimolo se non sa come muoversi? Cioè, a noi, popolo, spesso ci manca proprio l'informazione. E credo che perché sono d'accordissimo, si cambiano le cose perché la persona le cambia, cioè l'evoluzione arriva dal basso, anche se oggi noi evolviamo secondo le indicazioni del mercato, purtroppo. Evolviamo probabilmente, però gli stimoli al cambiamento ci vengono dati da lì. Allora io credo che c'è proprio bisogno di chiarezza, di avere delle informazioni chiare su come ci dobbiamo comportare. E in principio, inoltre, andando invece a livelli più elevati, dare indicazioni ai grandi governanti, perché il problema non è che non lo vogliono fare. Oggi, tra i punti che hanno citato, no, nel nostro futuro probabile governo, è l'ambiente. Ma io sono convinta che purtroppo la gente che è lì non ha idea di noi. Con tutta la buona volontà non ha idea di come muoversi. Allora forse chi ha il sapere, la capacità, la sensibilità e la conoscenza dovrebbe, io faccio l'infermiera, noi parliamo di buone pratiche, di linee guida a cui il mondo scientifico si deve rivolgere. Quindi chiare indicazioni di cosa fare, di come trasformare l'economia oggi, questa attuale, in un'economia sostenibile, si può, io sono convinta. Però secondo me chi lo dovrebbe fare non ha proprio idea di come muore. E questo è grosso limite, ci fa perdere. Grazie. E si è cresciuto il microfono, quindi voce. Ah, ecco, non si è. Possiamo ospitare il treno una terza domanda. Ma io era una cosa tecnica. C'era lui. Cara mia da Taranto, forse noi dovremmo trovare un po'. Così cara mia. Datare. Il nome è Caramia. Di nome, di nome. Io stamattina quando ho detto i comuni dell'ambiente, naturalmente non ero un problema, noi del terzo settore. Per favore, sono io vecchio, perché non si sente. Io stamattina ho detto questa cosa del noi dell'ambiente, naturalmente non è un problema di noi del terzo settore, noi ci poniamo nei confronti dell'ambiente. Beh, 2 anni fa mi veniva così inavvertitamente, scopre che il 19 novembre c'era la giornata mondiale del Gabinetto. Sembrava strano, e mi aveva detto la vecchia canzone di De André, che da diamante non nasce niente, molto probabilmente dalle dame nascono in fiore. Beh, lì mi sono posto il problema di come noi sul nostro territorio ci ponevamo nei confronti anche dei rifiuti. E questo è un problema molto grosso, perché quando all'interno ho fatto una battaglia all'interno della nostra famiglia, come ci ponevamo su tutta la tematica dei rifiuti, siccome su questa cosa il terzo settore si poneva nei confronti anche degli amministratori,
beh, devo dire su questo, devo, mi sono molto ricreduto, perché quando ci facevamo gli incontri nostri era il problema principale la sanità, perché molte associazioni erano sulla sanità e non si poneva il problema dell'ambiente. Poi è nato Agenda 21, manca a parlarne. Quando poi iniziavi a parlare di quello che era Agenda 2030, obiettivo 6, obiettivo 11, di 6 era la questione proprio sull'acqua e la sanità, il 6 era città sostenibile e lì si è aperto un campo nuovo. La domanda è quanto noi ci poniamo in essere nei nostri percorsi associativi di vita questi due elementi, perché potessero, ecco, avere un rapporto dal basso nei confronti di chi amministra e il controllo della spesa pubblica. Beh, di questi giorni il mio sindaco ha tanto enfatizzato che ha bloccato la discarica, però poi quando andiamo a vedere Grottaglie, 19 anni fa abbiamo fatto anche l'incontro. Immaginiamo come il comune di Capannori questa cosa non abbiamo imparato. Perché quando poi arriva differenziata, non dichiarata, ce la siamo fatti tutti. Io pongo sempre un problema: tracciabilità del rifiuto. Perché se non esce la tracciabilità e se non si chiude il ciclo del rifiuto, noi abbiamo perso la guerra, non la battaglia, la guerra. E allora avremo tutti anche gli elementi più assurdi, per non far vedere che la città è sporca, li mettiamo sotterranei, sotterra, e ha dei costi. E naturalmente è un invito a nozze dell'amministratore di turno, perché non ti faccio vedere la sporcizia ma ce la metti dopo. Ma il problema è dove li vai a mettere con quei rifiuti, per il discorso degli inceneritori. Come ad esempio una battaglia che bisogna iniziare a fare noi del terzo settore è costituire anche degli ecomusei sui rifiuti. Perché naturalmente se ogni città ha un suo ecomuseo del rifiuto, molto probabilmente questo inizia anche a capire dove vanno a finire i rifiuti su questo tema. Credo che l'altra battaglia fondamentale, molte volte penso, essendo di Taranto, ma essendo anche un lavoratore che si lavora all'interno della Marina, noi adesso stiamo, tra virgolette, facendo scuola tra la Libia, perché ci siamo le loro barrette, molte volte vedo questi voli disgraziati che vengono su gommoni nuovi. Allora ho detto, ma sarebbe opportuno che sicuramente se quelle città sposta dei capanni e vanno a defecare fuori, io ho visto scene di spray in cui lavavano i piatti nei nostri bidet, ma guarda, quello ti serve per altre cose, ma noi non ce l'abbiamo. In effetti poi mi sono posto il problema di come è la vivenza di quel territorio, e forse questa è una scommessa in cui molto probabilmente, se ci ricordiamo che per secoli l'Africa l'abbiamo depredata di quello che sono gli elementi oggi cobalto, tutta una serie di cose perché ci servono, e molto probabilmente forse a posto di portare carretti di rifiuti potessimo portare carrette anche di capite, forse cambieremo anche il paradigma di quello che l'essere umano in questo momento non ha bisogno di altre terre, e molto probabilmente riconvertire l'Africa, in cui a volte sento che i nostri figli, io essendo del sud, mia figlia sta a Modena e ormai fa parte della seconda generazione degli immigrati, mio padre ce l'aveva quando negli anni 60 andava a Torino, dicono che è cambiato nulla, non ci abbiamo cambiato, abbiamo peggiorato. Quindi forse l'Africa sarebbe in questo momento un'opportunità per gli europei, no? Portare le nostre conoscenze affinché quei poveri disgraziati non vanno avanti e indietro, perché lì non perderemo tutta una serie di cose. Chiudo, un esame di coscienza noi nel terzo settore ce lo dobbiamo fare su questa cosa, perché molto probabilmente nelle nostre agende annuali degli incontri, delle manifestazioni, ci si mettesse un po' di attenzione su quello che sono le tematiche dell'agenda 2030 e specialmente del punto 6 e punto 11, forse qualcosa inizieremo a cambiare dal basso. Grazie. Dunque, l'organizzazione dei comuni che per ritardato l'avvio dell'aeromobile ha signori averbi, se naturalmente c'è possibilità di ottenere qualche altro pasticcino. C'è qualcuno che vuole intervenire? Io volevo fare una domanda, tornando all'inizio del nostro incontro, cioè al fatto che questa economia uccide, la in università c'è
chi studia economie alternative che non sono di mercato, che non, che immaginano un modo di stare insieme producendo e consumando quello che serve senza tutto, tutto quello che ha questa economia che adesso si uccide. Cioè, esiste uno studio di un'economia alternativa? Vuole la risposta sì. Subito? Ben direi di sì. Come si chiama questa scuola di pensiero? Beh, gli economisti di solito non sono come vengono dipinti, no? Ad esempio, pochi sanno che il primo economista, Adam Smith, era estremamente diffidente nei confronti delle imprese, nei confronti dello stesso mercato. Estremamente diffidente. Del resto veniva dalla filosofia morale, perché in origine era docente di filosofia morale. Quindi, ma ecco, bisogna considerare che ci sono, io così a occhi e croci direi ci sono perlomeno 12 o 13 filoni nell'economia. Dall'esterno può essere difficile percepire le distinzioni, anche capire quali sono i nomi di riferimento, questo sì, ecco. Direi che ad esempio, non lo so, senza stare a fare nomi, ma insomma ci sono molti studiosi, per esempio penso a quegli studiosi che hanno applicato la logica del mercato, non la pratica, la logica del mercato all'allocazione degli organi umani, all'allocazione, non al commercio. Insomma, sono programmi estremamente complessi, no? Perché qui si tratta, c'è un'infermiera, mi sa dire, il nome è Guido Calabresi, che tra l'altro non era italiano di origine, ma è morto recentemente e si è occupato proprio dell'economia dei casi tragici, come quello, per esempio, quando si deve decidere se un rene va a una persona anziché a un'altra, va a un giovane, a un anziano, a un bianco o a un nero, a un uomo o a una donna, a una donna incinta o a una donna non incinta. Sono scelte tragiche, come si dice. Beh, c'è tutta una letteratura in questo campo enorme, difficilmente abbracciabile anche da un singolo. Recentemente è venuta c'è l'economia cosiddetta della spinta dolce, della spinta, hanno vinto premi Nobel, il fatto che in Italia questi nominativi siano poco noti, eccetera, deriva dal nostro provincialismo. Tale, per esempio, ci insegna, ci dice, guardate, condanniamo la pubblicità, così come l'abbiamo alla televisione, la pubblicità privata, eccetera. Ma perché l'ente pubblico non sfrutta la stessa logica, per esempio per fare pubblicità, per veicolare certi stili di vita, oppure per veicolare certe abitudini nello smaltimento dei rifiuti? Che cosa impedisce se non una resistenza puramente ideologica? Beh, tale era detto prima, no? Non è un economista di secondo livello. Ce ne sono moltissimi altri, io ho voluto dare soltanto due esempi, perché normalmente viene data, secondo me, un'immagine, non si distingue, per esempio, non si distingue tra l'economia come sistema organizzativo di fatto dall'economia come disciplina, no? È una differenza fondamentale. Pensiamo che se non facendo questa distinzione in altro campo, ad esempio, dovremmo condannare il socialismo perché il socialismo reale è stato quello che è stato, no? E con la caduta del muro di Berlino abbiamo visto che cos'era il socialismo reale, ma il socialismo come idea, come sistema di pensiero non può essere condannato sulla base di questa esperienza. Quindi fare la distinzione tra l'economia come sistema organizzativo di una società, economia come disciplina, è importante. È chiaro che la realizzazione, l'inveramento di certi sistemi di pensiero subisce tutte le corruzioni che sono tipiche
degli esseri umani quando lavorano individualmente o collettivamente. Se poi c'è un insegnamento che mi sembra veramente di poter trarre dalla mia esperienza di studioso e di ricordo, è che è venuto fuori veramente da entrambi i relatori, direi, è il micro-macro. I due grandi filoni dell'economia sono proprio la microeconomia e la macro, e la macroeconomia. Se bastassero i comportamenti individuali a risolvere i problemi collettivi sarebbe tutto molto semplice. Un esempio preclaro ci è fornito da Keynes, il grande Keynes, il quale ci ha insegnato una cosa di fondo: se tutti risparmiano, il risparmio diminuisce. Cioè aumenta il risparmio dei singoli, ma diminuisce quello della collettività. Perché? Perché ci sono dei fenomeni complessivi che non dipendono dalla somma dei fenomeni individuali, ma dipendono dalla moltiplicazione o dalla divisione dei fenomeni individuali. E questo è un problema di oggi, è un problema che ieri molto, molto sinteticamente e molto bene Fabris cercava di mettere in evidenza la differenza che c'è tra un'etica di vicinanza, un'etica individuale o di prossimità e un'etica collettiva. L'etica collettiva implica che non sono più soltanto le persone che individuano i criteri per cui non si lede all'altro uomo, ma sono gli uomini che devono decidere come una collettività si deve comportare perché un'altra collettività non la leda o non venga lesa dai comportamenti. Il problema dell'inquinamento è tutto lì. Il problema dell'inquinamento del CO2 è il fatto che oggi noi abbiamo dei paesi che non accettano le regole che noi abbiamo, per esempio, individuato a Parigi o a Kyoto, eccetera, eccetera. E questi sono problemi di oggi, problemi che naturalmente mi guarderei bene da dire che gli economisti hanno risolto. Grazie. Sì, poi chiudiamo perché siamo nei tempi del prossimo incontro. Sono Armida, vengo da Lucca, e volevo chiedere una cosa. Molti anni fa, in un incontro di Manitense di cui facevo parte, in un convegno fatto a Firenze, sentii da Susan George l'affermazione che ormai non comandava più, non guidavano più le comunità, i comuni, la politica, ma la finanza. Ecco, la cosa mi spaventò terribilmente, perché avere a che fare con questi poteri significa quasi perdere in partenza, no? Però a noi cittadini, no, è perché è un po' Golia e Davide Golia, insomma, alla fine però ha vinto Golia, Davide, no? Ecco, allora tocca a noi cittadini, dal basso, se vogliamo far qualcosa, rompere le scatole ai politici. Come diceva l'amica, i politici non sanno tante cose, neanche noi sappiamo tutto, però partecipando a questi incontri che ci danno degli input, possiamo avere le carte in regola per porre domande, per porre in imbarazzo i politici, perché quando si incalza, alla fine veramente si mette in difficoltà. Questa è una mia esperienza personale, perché ho partecipato agli incontri di tutti i partiti. Io non ho fatto quello è il mio, ci vado, quell'altro non è il mio, non li vado a sentire, anzi sento molto gli altri per dire ai miei: vedete, c'è questo problema, cerchiamo un po' una soluzione, no? E vabbè, sono stati molto, ora sto perdendo un filo delle cose che volevo dire, ma ecco, per esempio, qualcuno chiedeva se ci sono economisti, no? Ci sono docenti universitari, mi viene in mente Zamagni,
Luigino Bruni, ecco, quindi persone che portano avanti questa possibilità di un'economia diversa, vanno ascoltati e le loro idee vanno diffuse. Ora io qui ho avuto il piacere di ritrovare amici che incontravo un tempo e mi rallegro che siamo sempre però ragazzi io non ce la faccio più, insomma, vedete dalla mia capelli bianchi che sono molto avanti. Io spero di aver lasciato qualcosa però agli altri. Anni fa, quando nacque il WWF a Lucca, più di 40 anni fa, quando mi permettevo di dire il problema ambientale, qualcuno mi rispose: è una moda, sono i figli dei fiori che vanno a giro, fanno un po' di spettacolo, la moda è questa. Oggi ci ritroviamo come ci ritroviamo. Quando in un incontro del partito proponete degli argomenti, noi li discuteremo. Fui l'unica a proporre economia ed etica. Il tema non passò perché c'era solo una richiesta. Teniamo duro, perché purtroppo avevamo ragione a dire delle cose, i fatti ci stanno dando ragione, e quindi bisogna dire che bisogna lottare ancora di più, non vanificare questi incontri, che se tutto finisse qui non sarebbe un buon risultato. Noi saremo portavoce di quello che abbiamo raccolto qui e io ringrazio i relatori perché veramente ecco, mi viene in mente Francuccio, non mi viene il nome, va bene, quando ha detto ridurre le ore di lavoro, questo sarebbe un tema da non tralasciare, perché veramente ci hanno ridotti, non è che sono avanti, ma devi fare. Poi arriviamo al problema ieri della povertà, ma non vi voglio allargare. Buon lavoro a tutti, perché ora comincia il nostro lavoro. Allora, grazie, mi sembra che sia stato un incontro abbastanza intenso e voi vi ringrazio, ma avete capito come funziona questo seminario qui, per noi non è fine a se stesso. Se c'è da mangiare, e per questo c'è... Sì, no, ma c'è da lavorare. Abbiamo bisogno di assistenza mentre noi dagli spunti che sono nati qua prepariamo il momento del festival eccetera, e quindi certamente sarete perseguitati da noi di qui in avanti. Grazie a tutti. Possiamo sgranarci 5-10 minuti, non di più, e poi ricominciamo, il vescovo è già arrivato. Se io voglio fare una selezione che sia di un secondo, no, 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 no
Sì, anche qualche soddisfazione.